cerco di stare nella linea che tu hai dato, Roberto, e quindi vedrò di limitare alcune domande rivolte a Franco Mirabelli. Allora, la prima domanda è questa: io credo che questo governo, nelle condizioni che sappiamo, nelle condizioni date, sia il massimo che si poteva ottenere in queste condizioni, ovviamente. Quello che chiederei a Franco è quindi se lui ritiene che, uno, il governo abbia, diciamo, sufficiente possibilità di durata, tenendo conto che ci sono, oltre alle urgenze che conosciamo tutti, urgenze in materia economica, urgenze di riforme, urgenze di dare risposte a quella famosa domanda di cambiamento che non siamo stati in grado di esaudire durante la campagna elettorale per avere appunto sufficiente numero di voti, ma che comunque si impongono ugualmente, nonostante appunto la composizione di governo la renda molto più difficile, di fronte alle scadenze che abbiamo per quanto riguarda anche la politica internazionale, per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda le prossime elezioni in Germania che avverranno il prossimo autunno, soprattutto la serie, che ripeto sono importanti perché potrebbero eventualmente modificare il quadro all'interno del quale l'Italia può incidere con azioni, diciamo così, a livello europeo. Prima cosa. Seconda cosa, se non ritiene che comunque bisogna in qualche modo tener conto degli errori che sono stati fatti, e errori io credo che ne siano stati fatti tanti, a cominciare dal fatto appunto che abbiamo forse illuso il nostro popolo, diciamo così, su alcune questioni, su alcune parole d'ordine, per le quali forse era meglio avere più un atteggiamento più chiaro. E quindi anche su questo vi chiedo appunto, io ritengo che sugli errori bisogna fare in qualche maniera tesoro, no? Adesso non voglio riaprire polemiche che risalgono ancora alle fasi delle primarie, però io penso che alcune questioni vadano sollevate. Proprio perché, come diceva Franco, anch'io ritengo che il nostro partito sia innanzitutto il ruolo che svolge il nostro partito è un ruolo fondamentale per quanto riguarda il paese, la tenuta del paese. Credo che sia l'ultimo, come dire, architrave che sorregge questo sistema politico, pena appunto una deflagrazione di cui non sappiamo l'esito, e proprio in virtù di questo fatto io credo che appunto, per ritornare a prima, la scelta era in qualche maniera obbligata. Non credo che quella alternativa che qualcuno ancora oggi ci vuole proporre, che era appunto l'alleanza con 5 Stelle, potesse avere un futuro. Ultima cosa, per quanto riguarda un piccolo inciso, scusate, vado velocemente con la conclusione. La teoria del doppio binario, anche quella, io credo che quella sia stata anche un altro errore, nel senso che non è stata compresa dalla maggioranza del paese, e non è stata compresa forse anche da noi, perché io trovo molto singolare che anche al nostro interno coloro che sono per, diciamo, un'elezione di parte, diciamo così, no? Sappiamo tutti che in base alla Costituzione il Presidente deve essere un Presidente di garanzia, dovrebbe rappresentare il più ampio ventaglio di forze possibili. Ecco, poi sono gli stessi coloro che invece sono contrari fermamente per un cambio di sistema. E io credo che se vogliamo un Presidente partigiano dobbiamo andare verso un sistema di tipo presidenziale, semipresidenziale che sia. Allora mi devono spiegare come stanno insieme. Le due cose. Ultimissima cosa è, in vista del congresso, io mi auguro davvero che questa volta ci sia un confronto chiaro. Franco diceva che si chiariscano le linee all'interno di questo partito, se questo partito deve essere un partito riformista o un partito radicale. Io credo che la scelta di fondo questo partito l'abbia già fatta, e cioè che è un partito riformista, insomma, poi dopo possa contemplare al proprio interno anche esponenti, singole anime radicali, per carità ci sta tutto in tutti i partiti riformisti del mondo questo viene, però credo che non sia questa la divisione, diciamo così, la linea di rimedio in qualche maniera che deve stare all'interno del partito, io credo che dovrebbe essere fondamentalmente un'altra, e cioè quella tra, diciamo, una scelta chiara, se andiamo, vogliamo andare verso un tipo di partito che in qualche modo richiama i partiti di tradizione socialdemocratica, o se vogliamo andare verso un partito, diciamo così, io ritengo innovatore,
e che va nella direzione di un partito che sì, non sconfessa le tradizioni socialdemocratiche, ma vede, diciamo, in avanti un futuro, diciamo, più in direzione di un partito liberale democratico. Ultimissima cosa sul tema delle espulsioni, io anche sono d'accordo, non si può parlare di espulsioni, così via. Però chiedo a Franco una cosa, perché questa a me non è chiara. Cosa succede nel caso in cui alcuni appunto non dovessero votare la fiducia? Lui mi ha detto che non è un problema, sì, non è un problema, però lo è, insomma, nel senso che voglio proprio capire. Tutto qua, grazie. No, no, ho provato a dirlo prima, adesso nel partito non lo so, non decido io, decido la commissione di garanzia, ma in Parlamento c'è, cioè, nel regolamento dei gruppi c'è scritto che se uno vota difformemente sul governo sta dall'altra parte, no? Però ripeto, per come funziona il meccanismo parlamentare, cioè, nelle commissioni ci sono maggioranza e opposizione, non è previsto che ci sia un gruppo in cui ci stanno sia la maggioranza sia l'opposizione.